Torna la nostra rubrica Custodi di Futuro. Oggi vi parliamo di Barry Commoner, figura esemplare di scienziato militante, fautore in biologia di un approccio olistico e antiriduzionista. Commoner cominciò ad occuparsi dei problemi ambientali agli inizi degli anni 50, quando partecipò alle prime denunce contro i rischi sanitari e ambientali collegati ai test nucleari. Nel 1958, professore alla Washington University di St. Louis, diede vita alla Commissione di St. Louis per l'informazione nucleare. A partire dagli anni 60 si impegnò a fondo nel movimento contro la guerra in Vietnam e nel 1970 fu fra i principali ispiratori dell'Earth Day, la giornata della Terra, celebrata il 22 aprile con decine di manifestazioni a New York e nelle principali città degli Stati Uniti, che videro la partecipazione di diversi milioni di persone e considerata l'atto di nascita del movimento ambientalista. Con il cerchio da chiudere nel 1971, Commoner fornì le basi per quella che venne poi battezzata ecologia politica. Un pensiero politico radicale che si rivolgeva in prima istanza alla sinistra pacifista e studentesca e che legge la crisi ecologica come corollario dello sviluppo capitalistico, afferma la necessità di un cambiamento strutturale del modello di sviluppo. Quale premessa indispensabile sia per fermare il degrado ambientale del pianeta che per emancipare l'umanità dalla povertà e dallo sfruttamento. È un pensiero politico decisamente neomarxista che mette in radicale discussione la dimensione positivista del marxismo ortodosso, a cominciare da quella del mito della crescita economica illimitata. Nel libro, Commoner sostiene che con il boom demografico, come teorizzato fra gli altri in quegli stessi anni da Ehrlich, dagli autori del rapporto I limiti dello sviluppo, i meccanismi intrinseci della produzione capitalista sono la causa prima dei problemi ambientali. La degradazione dell'ambiente dipende dalla rottura dei cicli della natura, il ciclo dell'acqua, dell'ossigeno, del carbonio, dell'azoto, del fosforo, dal fatto cioè che l'attività economica produce una grande quantità crescente di residui e rifiuti che la natura non è in grado di riassorbire. E dovere degli ambientalisti è impegnarsi politicamente per una radicale revisione dei modelli consumisti che predominano nel capitalismo moderno. Commoner ha avuto un ruolo importante nel consolidarsi anche in Italia di un nucleo di scienziati ed intellettuali, da Giorgio Nebbia a Virginio Bettini, da Marcello Cini a Laura Conti, che trovarono nell'ecologia politica la risposta più convincente all'esigenza di integrare i problemi e i bisogni emergenti, a cominciare da quello ambientale, nell'orizzonte di un cambiamento strutturale, in un certo senso rivoluzionario, della società e dell'economia. In generale il suo pensiero è emblematico dell'apertura, a cavallo fra gli anni 60 e 70, di una nuova stagione del pensiero ecologico, segnata dall'ambizione di saldare fra loro critica sociale e critica ambientale e di porre l'ambientalismo come problema della modernità, fuori da ogni tentazione antimoderna o nostalgia neoromantica. Questo sviluppo fu la premessa culturale per la piena politicizzazione del movimento ambientalista e per la nascita dei Verdi.